Ci troviamo nella Sala 2 della Pinacoteca Malaspina di Pavia, all'interno dei Musei Civici, che sono ospitati dal Castello Visconteo, un'opera monumentale realizzata appunto per volontà dei Visconti tra il 1360 e il 1366. La Pinacoteca Malaspina, invece, che ospita alcuni grandi capolavori, prende il nome dal marchese Luigi Malaspina di San Nazzaro, grande conoscitore, cultore d'arte, che nel corso della sua vita raccolse disegni, stampe e anche dipinti che andarono a confluire nel primo nucleo primigenio della Pinacoteca. Quest'ultimo poi ebbe modo di ampliarsi successivamente grazie ai lasciti e a donazioni successive. Tra i capolavori della Pinacoteca possiamo riferirci a questo importante dipinto realizzato da Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Sappiamo poco in realtà sulla fase giovanile di questo artista, ma abbiamo alcuni punti fermi per quanto riguarda la cronologia che lo vede attivo presso la Certosa di Pavia. Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, lavorò alla Certosa tra il 1488 e il 1494, realizzando importanti affreschi e ben 9 pale d'altare. Tra questi dipinti è possibile che ci fosse anche l'opera qui a fianco a me, che rappresenta un Cristo portacroce tra i certosini, il quale ha avuto una storia conservativa decisamente interessante e anche un po' misteriosa. Sì, perché quest'opera venne ritrovata e utilizzata come tramezzo all'interno di un cascinale che apparteneva alle proprietà della Certosa di Pavia solo nel 1871. Attraverso poi alcuni passaggi di proprietà giunse infine alla Pinacoteca, dove ci troviamo in questo momento. L'opera rappresenta Cristo in atteggiamento dolente insieme ad alcuni certosini che costituiscono una sorta di processione e lo stanno seguendo. L'episodio si inserisce in un paesaggio sullo sfondo del quale individuiamo un edificio in costruzione. È possibile ritenere che questa struttura architettonica sia proprio la Certosa e questo è un indizio fondamentale perché ci consente di provare a collocare da un punto di vista cronologico l'esecuzione dell'opera. Infatti si pensa che il dipinto sia stato realizzato tra il 1491 e il 1494, anno in cui il Bergognone abbandonò questo cantiere. Oltre a questi elementi dobbiamo sicuramente far riferimento a certi aspetti particolarmente importanti del linguaggio dell'artista, a partire dagli incarnati un po' ingrigiti e maciati, che erano già una cifra stilistica di Vincenzo Foppa, altro grande artista lombardo, e che presumibilmente sono stati assorbiti dal Bergognone. Inoltre, una precisa attenzione ai dettagli. Siamo perfettamente in grado, infatti, di individuare minuziosamente tutti gli elementi che costituiscono non solo la struttura architettonica, ovvero la certosa in costruzione sullo sfondo, ma anche individuare con precisione le piccole figure che si trovano nel secondo piano. Questi sono degli indizi che ci fanno capire come il Bergognone abbia studiato l'attività di altri artisti, in particolar modo artisti nordici e soprattutto fiamminghi. Non sappiamo esattamente come il Bergognone sia venuto a conoscenza di queste forme d'arte. Si pensa in forma mediata, attraverso lo studio di disegni, incisioni che consentivano la circolazione di modelli, oppure anche direttamente, forse accompagnando il suo stesso maestro Vincenzo Foppa in uno dei suoi viaggi in Liguria, proprio nel periodo giovanile che poco conosciamo, in quanto la Liguria è una terra nella quale, sappiamo, lavorarono diversi artisti fiamminghi. Oltre ai particolari che abbiamo citato, possiamo ricordare anche l'accentuato patetismo, il dolore espresso dal volto di Cristo solcato dalle lacrime e dagli stessi
certosini che lo accompagnano. È come se tra i messaggi che l'opera ci vuole fornire ci sia il desiderio di seguire questa processione insieme al gruppo di religiosi, come d'altronde verrebbe indicato dall'iscrizione nella parte sinistra dell'opera. Tra i messaggi che possiamo aggiungere abbiamo anche un possibile riferimento alla devozio moderna, ovvero ad un movimento religioso iniziato nel XIV secolo che auspicava ad una religiosità intimista e più soggettiva, probabilmente simboleggiato innanzitutto dalla lettura fondamentale per conoscere la vita di Cristo, simboleggiata dal libro tenuto nella tasca dal certosino in primo piano, che passava poi alla meditazione, in seguito alla riflessione sulla figura di Cristo e infine alla fase della preghiera, esemplificata in questo dipinto dal certosino con le mani giunte. Nella Pinacoteca Malaspina di Pavia, oltre all'opera del Bergognone, troviamo anche un altro importante dipinto, considerato una sorta di simbolo della Pinacoteca stessa. Si tratta della Palabottigella di Vincenzo Foppa, realizzata tra il 1480 e il 1486 circa. L'opera è conosciuta in questo modo in quanto voluta da un membro della famiglia Bottigella, una delle famiglie più importanti e prestigiose della città. La pala si presenta come una sacra conversazione, significa che noi troviamo la Madonna in trono con il bambino, circondata da santi. Ma oltre a queste figure ne possiamo notare altre. Ai lati della composizione, infatti, notiamo a sinistra una figura maschile, Domenico da Catalogna, un beato, mentre a destra, sulla parte opposta, troviamo la beata San Sibillina de Biscossi. Il motivo per cui queste due figure sono state inserite all'interno della composizione è presto detto, nel senso che si tratta di due personaggi legati alla figura del committente, Giovanni Matteo Bottigella. Anch'egli infatti decise di farsi ritrarre all'interno del dipinto, questa volta in ginocchio, con le mani giunte e rappresentato di profilo, con un rimando esplicito ai tipici ritratti all'antica. Domenico da Catalogna è ricordato ed è importante per la storia pavese in quanto fondatore dell'ospedale San Matteo. Mentre la figura femminile sulla destra, San Sibillina, era legata ai Bottigelle per vincoli di parentela. Questa figura era morta nel 1367, ma risultava comunque piuttosto importante perché una volta divenuta cieca a 12 anni ed essere entrata nel convento dei Domenicani a 15 anni, venne ricordata per le sue capacità di premonizione, quasi come se fosse una profetessa. Questi due personaggi sono riconoscibili grazie alle iscrizioni che si trovano nella parte inferiore del dipinto, le quali ci forniscono ulteriori indicazioni anche sugli ultimi due personaggi effigiati, Giovanni Matteo Bottigella, appunto, e la moglie. L'opera è considerata una delle più famose dell'attività di Vincenzo Foppa, benché non sia chiaramente l'unica. Vincenzo Foppa, infatti, è stato un grande artista che ha lavorato per molto tempo per i duchi di Milano e non solo. Tra i suoi capolavori possiamo ricordare la Cappella Portinari in Sarteunstorgio, realizzata nella città di Milano, ma diversi furono anche i suoi interventi presso la Certosa, dove realizzò un ciclo d'affreschi per il Chiostro Grande, andato poi perduto. L'attività del Foppa viene ricordata anche all'interno dello stesso castello di Pavia. Infatti egli collaborò
con altri artisti per la realizzazione dell'Ancona delle Reliquie, un'opera che doveva essere monumentale e che vedeva appunto la collaborazione di artisti come Bonifacio Bembo e anche Vincenzo Foppa. Queste brevi indicazioni ci consentono di capire innanzitutto come i duchi di Milano non apprezzassero il linguaggio artistico più di tutti rispetto agli altri. Infatti Bonifacio Bembo è un pittore che apparteneva ancora alla stagione precedente, mentre Vincenzo Foppa denota nelle sue opere sicuramente degli elementi di modernità. Questi sono evidenti innanzitutto nell'utilizzo della prospettiva che era stata ideata in Toscana e la scelta di collocare il punto di fuga in una zona più ribassata, in modo tale da considerare quella che doveva essere l'ubicazione stessa del dipinto in rapporto alla posizione dello spettatore. Sì, perché in realtà la collocazione originaria della Pala Bottigella era all'interno della cappella di famiglia della chiesa di San Tommaso, un edificio poi sconsacrato e utilizzato oggi come sede universitaria. Tutti i personaggi si collocano poi in un ambiente decisamente singolare. Sembra infatti di ammirare l'interno di un edificio religioso, ma è strano il fatto che alle spalle dei santi si apra un cielo azzurro. Un blu intenso invece caratterizza la volta, decorata ulteriormente da stelle dorate. L'oro poi ritorna anche nelle aureole dei santi. Tra gli aspetti che definiscono l'attività del Foppa, in particolar modo il suo stile, ricordiamo anche l'utilizzo grigiastro degli incarnati, che sarà una caratteristica poi ripresa anche dal suo allievo, il Bergognone. E poi anche una certa umanità degli stessi personaggi. Pensiamo per esempio alla figura del bambino che sembra quasi scivolare dalle gambe della Vergine per protrarsi verso la figura di Giovanni Matteo, il quale però rimane assolutamente imperturbabile. Un altro elemento imprescindibile è anche la nuova attenzione nei confronti della luce, la quale rende le figure appunto più umane, un aspetto che verrà poi ripreso anche da pittori della generazione successiva, come per esempio Leonardo da Vinci.